Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete oggi siamo tornati con Crusader King e oggi fa un po' freddo, almeno in questa settimana fa abbastanza freddo. Oggi è il 23 aprile 04, quindi sto registrando l'episodio prima di pubblicarlo, fate un po' voi. E del resto sì, sono un po' in ritardo con i video, lo ammetto, sono un po' in ritardo, dovrei registrare. Infatti penso che domani registrerò un po' in anticipo tutte le altre serie che sto portando avanti oltre questa. Intanto possiamo ritornare al nostro game e finalmente ragazzi, finalmente siamo riusciti a formare il Regno del Friuli. E oltre il Regno del Friuli abbiamo creato, scusatemi, abbiamo creato finalmente anche la regione Friulan. L'ultimo obiettivo che ci, in realtà due, sono importanti per noi è primo, espandere la nostra fede una buona parte dell'Europa, far in modo che la gente creda nella nostra fede, sarà difficile assolutamente, ma noi ci proveremo. La seconda, che è obiettivo da raggiungere della nostra avventura è creare effettivamente la nostra cultura, divergere la cultura e formare quella che ci interessa. Però il fatto è che effettivamente a me converrebbe effettivamente convertirmi nella cultura cisalpina, però non mi ricordo bene. Allora, su Crusader King 2 potevi cambiare la cultura in base alla tua località, potevi farlo. Non credo che possa farlo qui, tecnicamente, se no sarebbe un po' troppo semplice. Perché basta cambiare e poi fare la divergenza, ma vedremo, vedremo. Non mi ricordo bene, se qualcuno nei commenti si ricorda, o può essere magari mi ricordo io male, mi dica effettivamente come si cambia la cultura, effettivamente. Che mi ricordo. Allora, i sacerdoti della fede cattolica si sono smarriti e non ci si può più fidare della loro guida. Per rimediare, ho riunito un gruppo selezionato di preti per discutere il futuro della nostra fede. Questi preti appassionati stanno già partendo. Parlando di dare vita a crociate per diffondere la loro nuova fede in tutto il mondo, chiedendo a tutti gli adempi. Mamma mia, ragazzi, la nostra fede è nata. Ed effettivamente ci sono le leggende. Noi potremmo, fede Friulan vittoriosa, potremmo puntare anche per questa in futuro. Intanto stiamo facendo questa cronaca, quindi vediamo, vediamo. Pellegrino del mondo, vediamo. Per ora non è ancora in fase crescita enorme. Vediamo, magari tutto può cambiare. Allora, anche una strada di computer sui banditi, a quanto pare. Il freddo ha problemi per i fondamenti che non arrivano mai ai lavori, hanno paura di lasciare il lavoro. Questo. Ah, che palle. Allora, pattuglie, container, pattuglie. Sì, dai, facciamolo. Magari può tornarci utile. Allora, lei è un esempio. Il fervore della fede friulana è aumentato di 10. Ah, l'arcivescovo. Mamma mia, ragazzi. Andiamo a vedere la nostra fede. Ancora dottrine speciali, insegnamenti di Gesù. Ancora non abbiamo nulla in particolare. Ha formato la cultura ibrida occitana. Addirittura, vediamo una cultura occitana basca. Mamma mia, ragazzi. Ok, nostro figlio è cresciuto. Ottiene principe Liufilo II, ottiene strumento del destino. Avacrugaz. È bello forte nostro figlio, l'erede è veramente forte, forte, mi piace il nostro erede. Allora, possiamo avere ora più mogli, finalmente il nostro sogno è stato realizzato. Sblocca un vantaggio, ok, subito. Abbiamo tanti figli, dobbiamo sistemare un po' la loro vita, ecco, dobbiamo un po' sistemarli effettivamente, i nostri piccoli figlioletti. Dobbiamo creare i vari ducati, crea titolo, tu non hai questo titolo, ma non possiamo crearli perché siamo senza soldi, effettivamente sono un po' alti. Come osi, come la leggenda pellegrina, come osi, io non sono sposato, io sono sposato. Lei era bellissima. Non ci ho voluto molto tempo per scoprire che dovevo aprire la musica. Perché poco dopo scopro Corrado che sta giocando nel suo liuto appoggiando una panchina di pietra. Ah, mia signora, i suoi occhi illuminano immediatamente. Non è forse vero che la ragione della vostra agenda sia quella di impressionare Asa? Come osi? Io sono sposato, ovviamente. Siamo sposati. Noi, se vogliamo altre donne, le sposiamo senza problemi. Senza problemi. Non c'è bisogno di fingere di avere l'amante. Se vogliamo altre donne le possiamo avere. Solo che non voglio altri figli, perché qua. Ok,
Abbiamo fin troppi tanti eredi. Allora, noi abbiamo due figlie femmine che effettivamente non hanno un coniuge, quindi troviamo un coniuge, potenza, alleanza. Ma lei la butterei su matrimoniale, sì, dai, prendiamo su. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Rifletti su questo, sì. È meglio riflettere. Allora, ok, questa qua invece la diamo in pasto a una buona alleanza. In cerca di risposte per le grida del mondo, guadagna leggenda zelante. Vai, vai, mi piace questa. Proviamo ad allearci con lui, 54 anni. Minchia male. Ah, quindi noi effettivamente possiamo dichiarare. Ma se che cazzo è successo qui? Eccellente. Se volessi dichiarare guerra a lui. Ah, posso fare la guerra santa. Ma, questa non è brutta come cosa. Però diamoci una calmata e questo ci scopre nel buco del culo. Fare una guerra santa praticamente fa in modo che i cattolici si alleano contro di noi, non è proprio una buona idea, quindi facciamo attenzione a quello che facciamo. I cristiani ci odiano, i cristiani ci odiano. Potrebbero fare crociate contro di noi e finire la nostra partita, eh? Quindi dobbiamo fare molta attenzione a quello che facciamo. Dobbiamo tenerci tutti bene, amichetti un po' tutti. Dobbiamo sfruttare i nostri figli appunto per queste cose. Il problema è che, ripeto, dichiarare guerra permette ad Azzante, permette agli altri di altre fede di intervenire. Quindi dobbiamo fare attenzione. Però, mica sarebbe male conquistare Venezia. No, è certo che no. Dobbiamo creare i claim. Io mi terrei a fare i claim normali, senza esagerare. Prenderei il Veneto, che non sarebbe male per noi. Facciamo i claim normali, ragazzi. Rischiamo troppo di finire picchiati da tutti. Sai quanti cattolici si metterebbero contro di noi? Sarebbe un po' doloroso, ecco. Però dobbiamo conquistare Veneto e la città di Venezia qui, eh. Possiamo prenderci questi titoli. Oppure conquisteremo solo Veneto. Venezia lasciamo lì perché se no ci dà il titolo lì. Se andando del caso attiene terribile. Se andando del caso attiene terribile. Ottieni tratto stregoneria. Ottieni tratto possedono. Ma vengo da scena fuori dal mio sonno da un lampo con i piedi del mio letto. Dispiace avermi, ma molti di noi non riescono a dormire. Sono fermamente convinto che sia uno spirito maligno. Anche se sono più in fase dell'essere stato svegliato. Quasi tardi, una certa fame. Ottiene terribile. Guadagno. Vabbè, questo è mica male. Non è proprio brutto brutto, dai. Ah, il mio cancelliere mi si avvicina durante una breve pausa. Sono preoccupato per lo stato del castello di Friuli. Mentre temevo una riunione. Mi assicuro che il problema venga risolto, madonna mia. Metto un tappo buco a pavimento. Facciamo così, dai. Che devo fare? Ah, ma non ho avuto lo stendardo? Che cazzo era quella roba? Ma no, manco chissà quanti manufatti. Così? Indici un'udienza, vai. Vai a entrare le persone. Davanti a me vi incontro che è stata fermata la quota della sua supplenza. La recente guerra ha dovuto ripercussioni sulle campagne. Non siamo sicuri che sia stato il colpevole, ma hanno saccheggiato un importante sito culturale per noi cisalpini di Trento. Per favore, supplichiamo di risparmiare un po' delle vostre risorse, così da poter vedere restaurato. Ah, che palle, mamma mia. Vabbè, faccio così. La donna che si avvicina al mio trono è chiaramente una plebea. Mio signore, inizio rappresenta la comunità locale del Friuli. Negli ultimi mesi i nostri cimiteri sono stati afflitti dalla scomparsa di cadaveri. Solo il corpo umano è una triste necessità. Guardi, arrestate il ladro di tombe. Vai. Una delle mie guardie si avvicina al mio collega Corrado e l'ho colto qui presente Corrado nell'atto di mia informazione sensibile a spiare la taringe. Cosa dovremmo fare? Tagliagli la testa. Lo perdono una volta, non tradirmi più. Tagliami la testa. Ho un piano diverso per te. Ok, prigione, via. Ok,
Corrado traditore, bastardo. Se dichiarassi guerra a questo, che non ha truppe. Vabbè, effettivamente. Ma proviamoci, tanto siamo noi in attacco, quindi. Tanto siamo noi in attacco. Allora, vai, mi fido, è in inglese quindi. Ok, qualcuno è entrato in guerra, va bene. Allora, chiamiamo Carlo. Non accettare, bastardo, che la guerra santa. Ah, aiutatemi! Ah, lui mi aiuta, ok, a posto. Dai, la vinceremo questa battaglia, eccellente. Non so dove sia il mio alleato, però. Minchia dell'impero bizantino. Tempo che arriva. Vabbè, intanto uccidiamo queste truppe qui. Dai, aumentiamo la velocità che qua non possiamo perderci in chiacchiere. No! Ragazzi. Se infatti non abbiamo modo. Ci serve una mano di qualcun altro. Vediamo se abbiamo altri alleati utili. Vabbè, Nitra ovviamente. Lui ci aiuterà. Lui è il nostro amico. Allora, la luce splendida si piace del trono. Questa mattina mio signore dice la mia cortina offre passeggiando per la sua. Mi ricordo sicuramente il giorno in cui il destino decise di iniziare la vostra leggenda. Cosa aggiungerebbe? Vai, proviamo. Oh, buono. Ma quanto manca la leggenda? Ma quanto si è espansa la leggenda? Poco. Mi aspettavo un po' di più, essendo piccolo come regno, non è facile espanderci. Dai, su. Aspettando voi rinforzi. Boh, meglio questo, hanno rotto i coglioni, loro le stesse tradizioni qua. Le loro culture. Sì, ovvio, moderato è la miglior cosa. Andiamo. È momento di avanzare. Avanzare per conquistare il nuovo ducato, ragazzi. No, come mia figlia è morta? Ma come? Porca troia. C'ho manco soldi per il funerale. Oh, Madonna santa. Andiamo alle difese. Ragazzi, ragazzi, questa guerra sembra facile, ma potrebbe diventare difficile se entrano altri. Credo che non entri più nessuno a romperci le palle. Comunque i croati non stanno molto simpatici alle persone, quindi. Hola. L'esistenza del complotto per uccidere viene rilevato. Ma come per uccidermi? Vabbè, però hanno 5%. È stato scoperto, vabbè. Sì, ma chi cazzo era il colpevole? Sì, ma io voglio sapere chi voleva uccidere. Complotti scoperti. La cultura divergente è distaccata dalla cultura fanconana. Ah, è nata una nuova cultura. Ragazzi, la fede sta tenendo un po' il problema, eh. Dobbiamo fare attenzione. Mi sa qualche bastardo. Ah, ma io non ho. Io mo ci ho fatto caso. Mi sono dimenticato di cambiare la croce, mannaggia a me. Abbiamo la stessa del cattolicesimo, vabbè, non fa niente.
Effettivamente, noi siamo la vera fede. Effettivamente, ha senso, no? Che noi abbiamo la stessa. Per noi i cattolici sono sporchi, non hanno rispetto per quello che siamo. Ok, abbiamo fatto il claim su quella terra. No, mi mancherà perdi. No, Fra non è più giovane. Mentre si rannicchia sui miei giochi, posso sentirlo tremare. Accarezza gentilmente il suo pelo bianco e scotto le sue fusa fino a notte fonda. Ma allora cala il silenzio. Mi rendo conto che non si sveglierà più. Ma no. Vabbè, ci facciamo la pelliccia, dai. Per ricordo del mio grande amico. Non dimenticherò mai la pelle di Freelan. Sarai sempre nel mio cuore, mio gatto. Leggenda tra i bambini. Ottieni la leggenda tra i bambini. Dovrei proporre l'interpretazione. No, vai, lascia fare, lascia fare. Ti avvicina a stringere un'amicizia con Conte e il suo tentativo. No, facciamo amicizia, perché dobbiamo essere sempre malpensanti, eh? Ok, qualcuno voleva ammazzarmi, figlio di puttana. Complotti scoperti. Vabbè, non possono più uccidermi, però. Non so chi cazzo è. Vai, proviamoci. 30%. Ma potrebbe funzionare. Oh, non cade più sto forte. Mannaggia la puttana. Dai, dammi sto 100% così. Niente, andiamo a combattere. Aspetta, camminare neve significa assistere, terribile, questo dovrebbe fare qualcosa, hai perso. Sì, cerchiamo un medico, dai. Imponi. Sciogli le truppe e abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo 9 terre. E abbiamo un ducato, giusto? Ducato del Verona, ducato del Friuli. Ma effettivamente, facciamo una cosa. Questo è in prigione. Allora, vediamo l'eredità dei miei figli. Lui diventerà duca. Zaccumia, duca di Coso, duca di Istria e Verona, perché questo è il figlio più. Allora, facciamo così. Concedi i titoli terrieri, gli diamo ducato di Verona, così non rompe i coglioni. Non dovrebbe avere ducato di Istria. Concedi terre, vediamolo tra i figli. Concedi territorio. Questo che cazzo è? Questo è cattolico. Ti posso mai dare le terre se sei cattolico? Ah no, questo è l'erede, cazzo, aspetta. Ok. Allora, c'è l'epidemia. Ed è quasi alla capitale. No, è alla capitale, porca puttana. Isola capitale. Porca puttana. La tua è eccellente. Vai. Un approccio delicato è la cosa migliore. Sì, infatti. Chiamo di usare la testa. Ok, prevenzione. La misura preventiva di vedere sono solo hanno fallito, ma sembrano aver addirittura irritato gli umori e reso la corruzione più effettiva. Ma veramente? Ma questa ha peggiorato la situazione. Allora, noi abbiamo gente in prigione. Ci servono soldi.
anche se sono spiccioli. Non li buttiamo, eh. Ah, mi sbaglio, i soldi non sono aumentati. Madonna mia. No! No, 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 no. Ah, che mi ha salvato forse. Madonna mia. C'ho il vaiolo, ragazzi. No, non va bene questa cosa. Ho posso morire adesso. Allora, che tu sappiano che sei il traditore. Oh, finalmente. Gettatelo in cella. Perfetto, perfetto. Prendi in prestito 80 euro da un tanto, devi usare la rimborsa prestito. Perché doni alla chiesa invece? Dovresti donarli ai poveri. Ecco, bravo. Ma noi non abbiamo più il cancelliere qui. E lo diamo a lui. Perfetto. Allora, quel bastardo che abbiamo buttato in prigione adesso. Dov'è la prigione? Prigionieri. Lui è il traditore, praticamente. Quindi giustizia. Ottiene paura? No. No, vabbè, sta in prigione. Sto traditore di merda, come ti permette? No, che concedi la grazia a sto figlio di puttana? Deve marcire in prigione. Deve marcire in prigione, traditore. Era ora. Quanto mi rimane. Oh, aspe. E chi è mosso figlio di puttana? Aspe, non ho visto, no. Lui? Ah no. Ma lì è la mia fede, perché dovrebbe uccidermi nel nome di Dio? Oh, sono sopravvissuto al vaiolo, ragazzi. Accettalo, fammi vedere un attimo una cosa. C'è ancora la malattia da noi? Eh sì, non possiamo uscire dalla capitale. Dichiara guerra. Le tue rivendicazioni. Grande città di Veneto. Ole. Bene ragazzi, è il momento di conquistare questa città. La città di Mestre diventerà nostra, a nome del Friuli. La fede si sta un po' espandendo pian piano, ma molto lentamente. Sarà difficile far espandere la nostra fede. Ma questo non ci fermerà, non ci fermerà per nessuna ragione. Madonna mia, è scoppiata una terza guerra mondiale lì. A proposito di fede, dovremmo convincere un po' di gente a convertirsi a noi. 8 mesi, 7 mesi. Questo di truppe ce le ha, però. Se volessimo attaccarlo. Ci conviene adesso, prima che... Mia moglie ha ottenuto tratto vaiole, niente. Non ce la facciamo a batterlo. Dobbiamo chiamare un alleato in guerra. Chiamiamo il nostro caro amico. Mi serve una tua mano. Spendo prestigio tanto, lo so, però ragazzi, ci serve un suo aiuto. Ci serve qualcuno che ci dia un po' di truppe. Eccole lì. Possiamo mettere a 4 intanto. Allora, fare le crociate è rischioso, ma potrebbe essere buono, perché comunque ci dà l'aiuto di espanderci facilmente. Potremmo... No! No, è morta mia moglie, no! Diarista. O meglio questo.
No, ragazzi, mia moglie è morta. Dobbiamo trovarci un'altra moglie. Trova una coniuge, potenza alleanza. Vai, lei che è piccolina. Ci dà altri soldati. I cattolici vogliono ribellarsi a noi. Come osano questi falsi miscredenti, ragazzi? Come osano provare a cambiare la fede del nostro paese? Come osano? Abbiamo sposato una bambina, cioè fidanzamento. In realtà l'ho fatto perché comunque ci viene comodo tenere mandria di bovini. Vabbè. Oh, vabbè, ci sta pensando lui. Abbiamo vinto. Imponi richieste. Voilà. Sciogli. E abbiamo Mestre sotto il nostro dominio. Che ovviamente non possiamo tenere noi. Allora, perché il dominio è sbagliato. Potremmo effettivamente donarlo al nostro vescovo, principe vescovo. Gli diamo il Veneto in mano. Così ci gestiscono loro quella città. E noi abbiamo le nostre terre. Abbiamo un po'. Crescono in fretta. Abbiamo sta cosa che abbiamo veramente uno schifo. Abbiamo troppo basso l'amministrazione. Spero il nostro figlio. Nostro figlio è veramente forte in amministrazione. No, ha avuto dei figli. Cazzo, non li ha educati. Offri un tutore, me stesso. Offri un tutore. Offri un tutore. Ah, ho un'altra persona che sto educando. Perché non posso mettere me stesso? Madonna, mi sto diventando coglione. Ah, perché se non arriva giustamente non posso, vero? Mi ero dimenticato di sto particolare. La condizione l'ho detto a me stesso quanto spento. Secondo la cioè scrive di essere una scura bega nel suo corpo. Crimine di esorcizia del demone. Vai, esorcizziamo il demone. Mi piacciono queste cose. Ci abbiamo un bel rischio di rivolta fastidioso. Troppo. I cattolici popolani sono troppi e vogliono romperci le scatole. Ok, finalmente possiamo educare l'altro bambino. E raga, adesso c'è un po' di casini che voi non avete idea. Che è questo? Declina. Mi spiace, figlio mio, ma lui starà in prigione. No, cazzo, vabbè, non posso prendere altro. Proponi vassallaggio. Questo non accettano, dai, che palle. Adotti la cultura, perdi 2 di fama, ti converte alla fede cattolica, perdi. Ma tu sei scemo. Perdi un livello di fama. Ottiene duca, vuoi la libertà? Ma vaffanculo. Ma va a cagare. E spacco il culo adesso. Ma andiamo a fare il culo a sti pagliaccioni. A sti umili contadini. Come si permettono di ribellarsi contro il trono? Come osano! Eccellente, ok. Tutti e due bambini sono a corte. Vabbè, meglio questo per ora. Come osano questi ribellarsi contro il loro signore? Stanno arrivando tutti i nostri vassalli. Che bello avere i nostri figli che combattono per la fede.
Bravi figlioli, il Friuland deve crescere, la vera fede crescerà. Uccidiamo questi sporchi contadini che osano ribellarsi contro il loro signore. Puniamoli per il loro oltraggio nei nostri confronti. Come osano questi plebei ribellarsi alla vera fede? Oh, possiamo sbloccare più. Allora, qua c'è tanto da dire, perché c'è tanta roba interessante, cioè c'è roba nuova. Però effettivamente vorrei basare la mia dinastia sulla guerra, sinceramente, sul potere sulla guerra. Poi ci sono anche i costumi. Attività, ci sono anche le attività, astuzia, sangue, erudizione. Ma guarda, io punterei sulla guerra, vai. Siamo una dinastia di guerrieri. Faremo una dinastia basata sui guerrieri, ragazzi. Mi piace l'idea. Ed è il momento di eliminare il nemico, una volta per tutte. Attacchiamo le ultime truppe rimaste di questi ribelli. Vai, mettiamo a 5, devo andare di fretta. Già si sono sposati, no? Sì, ok. Vai! Eliminiamo l'ultima feccia di ciò che rimane di questa rivolta insulsa. Questi populisti che verranno spazzati via dal nostro esercito e dai nostri vassalli. Allora, promuovi legge, intanto. Sciogli gli eserciti. Perfetto. Abbiamo distrutto il nostro nemico. Assolutamente distrutti. Comunque il nostro figlio è bello più. Ah, ma dobbiamo trovare per i nostri futuri nipoti. Io non troverei un fidanzamento adesso, aspetterei. Allora facciamo pace. Allora ragazzi, proviamo a vedere se uno di questi si accetta il nostro vassallaggio. Però non è proprio basso basso, eh? Cioè è fattibilissimo. Che lui, per esempio, che ci vede un po' in modo positivo. Ma 58. Dovrei conquistare tutte queste contee piccole. Allora, ragazzi, la situazione sicuramente è quella che è, cioè nel senso non è facile. Possiamo fare guerre sante a destra e manca. Spero che il Papa non deciderà mai di fare guerre sante contro di noi. Però io direi a sto punto di fare i claim, evitando di fare troppe guerre sante per finire che il Papa si incazza, e conquistare le terre. Perché effettivamente qua abbiamo Dalmazia da spolpare queste tre province. Quanto ci metterebbe più o meno a claimare le zone? 19 mesi non è manco tanto. Potremmo magari attaccare lui. Che andiamo per il ducato, non conviene. No, a sto punto conviene fare claim ovunque. Allora io direi di intanto riunire queste province qua. Prendere tutte queste province e formare, finalmente collegare tutte le nostre terre che abbiamo qui in questo momento. Fatto questo, puntare al dominio magari verso l'Italia, pure conquistare Nord Italia che è più facile. Guerra per il ducato, cioè per esempio questo ducato che è facilissimo da conquistare. Il problema è che ho perso tanti alleati, non c'ho più alleati come una volta. Ho perso l'alleanza francese alla morte di mia moglie e questo è un grande grande problema, perché se attacchiamo lei, una guerra del ducato, lei è molto debole. Quindi ci prenderemo veramente terre interessanti, eh? Questo potrebbe convenire. Allora io direi di quest'area di fare claim, di non fare guerre sante per piccole province perché è rischioso, ma per pezzi grossi come per esempio il ducato di Milano, che comunque prendiamo una bella fetta di pane. Una bella fetta di pane molto grossa. È interessante. Possiamo espandere la nostra fede sia in quest'area che in quest'area. E intanto andiamo a vedere la leggenda. Credo che la leggenda sia completata. Infatti dobbiamo completa.
Questa è la fine del libro di Re Leone, del Sommo Miracolo di Notte a tutti più i Friulano. O onnipotente Dio benedice questo libro e racconta la leggenda pellegrina del mondo. Così sia. Ci dà bonus. Oh minchia, questo non è male. Non è proprio male male. No, che rimuovi dalla libreria? Questo è scemo. Peccato che si è espanso solo in una piccola parte. Questo dovremmo farlo quando, secondo me, questo qua è molto molto buono, ma dobbiamo farla nel momento giusto. Non credo che le leggende scompaiano, no? La chiesa debole e corrotta, ovvero di Dio per l'umano, sotto la guida divina del re Ludwig è nata l'unica vera fede, il Friulan. Questa penso che sia una leggenda che possiamo raccontare anche dopo. Legend Library, pellegrinaggio. Apri la cronaca, vai alla leggenda della mappa. Apri la cronaca. Allora, a noi ci conviene. Sto portando un po' a lungo, ragazzi, scusatemi. Questo qua farlo nel momento che effettivamente la nostra fede e noi come impero, cioè come regno, siamo un po' più grosso. Quando la fede è un po' più stabile. Se rimane. Allora, fatemi sapere perché questa cosa, essendo che comunque è nuova. Non ho dato tanto occhio per i DLC, però se mi fate sapere, mi dite, no, guarda che la fede, cioè questa cosa rimane, puoi farlo con qualsiasi personaggio, io lo lascerei finché non diventi un po' più grande, perché la cronaca che abbiamo raccontato comunque non è come se si è solo espansa il nostro regno, effettivamente ci sta anche, non è che siamo così influenti attualmente. Boh, detto questo, ragazzi, io direi di fermarci qui, ci vediamo nel prossimo episodio. Sembra che stia facendo tanto interessante la cosa. Abbiamo tante cose da fare. Sicuramente qua claimeremo tutta l'area. Qui espanderemo verso Milano la nostra fede del Friuli e i nostri domini. Sono su terre molto fertili che possono rivelarsi molto utili. E vedremo, vedremo. Intanto possiamo reggere poche terre. Questo è un problema e dobbiamo risolvere. Ah no, effettivamente con l'erede ci può gestire tante terre. Perché io vorrei tenermi qualcuno della zona lombarda, tipo Milano. La Lombardia non sarebbe per niente male, che sarebbe anche la capitale appunto del regno. Sicuramente bella ricca e tenercela, ragazzi, tanta roba, secondo me. Vabbè, ci vediamo nel prossimo episodio.